per far arretrare i giocatori in barriera che cercano di far trascorrere il tempo. Dicono che è finita, dicono che è finita dalla panchina. Dall'altro lato invece Novelli è quasi è entrato in campo, nella metà campo della Cavese. Ma francamente nel momento in cui è stato decretato il calcio di punizione mancavano circa 30 secondi al 48esimo. Se n'è andato quasi un minuto per gestire l'operazione di ripresa del gioco. L'arbitro fischia, può riprendere il gioco. Il tiro e la parata! Si supera il portiere e finisce qui. Finisce qui Salernitana Cavese con il miracolo di Marcinelli, che ha pure un gesto scorretto nei confronti del pubblico della curva sud. Avrebbe potuto evitare tutto ciò il portiere della Cavese. Comunque, rivediamo l'azione e la parata di Mancinelli, che fa togliere il pallone dalla porta ed esulta. Ne ha ben donde, però poteva avere un atteggiamento diverso. Finisce giustamente 0-0 allo stadio Arenghi. Dobbiamo dire che è un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo, occasioni da una parte e dall'altra, ma si pareggia anche il conto delle opportunità, mentre protesta il pubblico dei settori distinti con la polizia che è il suo da fare. Ovviamente tutti investono contro Mancinelli, reo di aver tra virgolette parato l'ultima opportunità e di aver avuto un gesto che avrebbe potuto comodamente evitare nei confronti della curva sud. Va bene, comunque finisce 0-0 la Reghi. Si pareggia anche il conto delle opportunità, una Cavese che ha controllato bene la Salernitana e l'ha tenuta bloccata, una Salernitana che ha avuto difficoltà nello spingersi in avanti, nel secondo tempo ha giocato decisamente meglio, ma dall'altro lato ha trovato una squadra ben organizzata che ha concesso ben poco. E tutto, gentili telespettatori, si conclude qui il tanto atteso derby tra Salernitana e Cavese con il risultato di 0-0. Ora inizia il girone di ritorno. La Salernitana si presenta al giro di ritorno con i suoi 28 punti, la Cavese con 27, c'è tutto da decidere in questo torneo e quindi le due squadre si affronteranno a viso aperto poi nell'ultima giornata del campionato al Simonetta da Lamberti. Per la Salernitana domenica prossima esordio nel girone di ritorno a Martina Franca, riprende il campionato. Noi ci rivedremo e ci risentiremo per la prossima gara della Salernitana a Martina Franca. È tutto da Gigi Murante, vi giunga il più cordiale saluto. 0-0 tra Salernitana e Cavese nell'ultima gara del girone di andata.